Vedo qualcosa laggiù. Chi arriva adesso? Parla a questo anello qui. Cosa? Non sento i pensieri degli anelli. Sta parlando con me, è Andvari. Ah, lo sapevo. Dice che andò alle miniere di Volundar per osservare il suo sbaglio. Ma il mangianime lo attaccò. Così, mentre veniva squartato, con una magia ha passato la sua anima su questo anello. E poi lui... Che ne è stato della sua roba? Andvari aveva un laboratorio qui, con ogni genere di aggeggi e strumenti elaborati. È un martello da favola. Ti ha detto se si trova ancora lì? Lo... stai innervosendo. E allora? Voi altri portate Andvari con voi e date un'occhiata in giro. Se trovate il suo martello, costruirò qualcosa di davvero carino per voi. Ehi voi, non dimenticatevi la pietra d'accesso. Vi sistemo io, allora. Nessuno vi sta costringendo. Andvari non vuole che prendiamo la sua roba. Non mi importa. Io non glielo dirò.
Questo non gli è piaciuto. Non vuole che andiamo laggiù. Smettila di ascoltare l'anello. È inaffidabile. Ah, no! Giù! Zittisci quell'anello. Ma come? Un mangiante. E un viandante. Occhio. Tale padre, tale figlio. Un mangianime morto. Che ci fa un mangianime qui? In che senso è colpa tua? Devi ignorarlo. È un po' difficile per me ignorarlo. Non vedo trappole. Sembrava molto sicuro.
fatto cose brutte. Lui è contento che tu abbia distrutto il laboratorio e si pente di averci ingannato. Il martello è oltre questa porta. Guarda qui. Certo. Ah, interessante. Forse dovrei aiutare. Possiamo tenerli. Ne parleremo con il nano Blu. Splendido martello. Anvari ci ringrazia. Avete trovato... Ecco il martello dell'alchimista. Che spirito molesto. Ah! Andvari era un rompiscatole. Ma come alchimista era formidabile. Datemelo che lo faccio fondere. Cosa? Vuoi fondere il tuo amico? Mi serve proprio un'anima intrappolata per arricchire il vostro premio. Non lo volete più? Padre, non possiamo darglielo. Ecco, tienilo tu. Ci sarà utile, te lo assicuro. Va bene, basta che si dimostri utile. Il ragazzo ha il cuore tenero, eh? Beh, gli passerà.